Ciao ragazzi, amici di News Formula 1, bentornati. Commentiamo le qualifiche del Nürburgring, Gran Premio dell'Eifel, con me Giovanni Mezzi, il mio amico Davide Russo. Ciao ragazzi, bentornati qui per questo appuntamento tedesco. E anche all'ingegner Gianluca Ialongo. Ciao Gianluca, un piacere riaverti. A tutti ragazzi, buon pomeriggio. Beh, finalmente possiamo dire di aver visto una bella qualifica perché Verstappen fino all'ultimo ci ha fatto sperare in qualcosa di diverso, in una pole magari non Mercedes, quest'anno tutte le pole le ha prese la Mercedes, e invece alla fine è arrivato a sorpresa Valtteri Bottas che in 1:25.269 si è preso il miglior tempo, 3 secondi meglio del vecchio record della pista di Schumacher del 2004, dunque una prestazione davvero ragguardevole quella di Bottas, che soprattutto ha dato quasi 3 decimi ad Hamilton, Hamilton che sembrava nettamente in controllo nel confronto col compagno di squadra, invece ha preso una bella mazzata nel finale e per pochissimi millesimi ha tenuto dietro Verstappen, terzo con la Red Bull. La sorpresa sicuramente è Leclerc quarto con la Ferrari, un lavoro incredibile del Monegasco che si è tenuto dietro addirittura anche Albon con l'altra Red Bull, quindi una Ferrari che con questi aggiornamenti sembra funzionare e l'ha riportata in seconda fila. Era successo, se non vado errato, solo a Silverstone, nel primo appuntamento di Silverstone, quando partì quarto. Quinto Albon, come detto, poi la conferma delle Renault di Ricciardo e Ocon, Norris, Perez e Sainz, i primi 10. Purtroppo male ancora una volta Vettel, che è undicesimo e proprio non riesce ad entrare nel Q3, sembra una maledizione questa per Vettel, e nuovamente ha preso un gran distacco da Leclerc, dunque un pilota purtroppo che ormai non sembra poter dare più di tanto a questa Ferrari, perché ancora una volta ha preso un distacco importante. Davide, come l'hai vista tu? Allora, è stata una bella qualifica, sicuramente 14ª pole position di Bottas, forse la più importante perché lui viene dal successo a Sochi, quindi dovrà cercare di riconfermarsi qui in terra tedesca. E bravissimo ovviamente Leclerc, che insieme a Verstappen e gli altri giovani non avevano mai corso, non avevano mai girato questo tracciato, davvero chapeau. E voci di mercato che stanno movimentando Alfa e As, poi ne parleremo, sembrano aver motivato Giovinazzi e Magnussen, che sono stati autori di una ottima qualifica, mentre in ultima posizione partirà Hülkenberg, che ha sostituito Lance Stroll, e in questo momento ovviamente si è subito catapultato in questo weekend, ma probabilmente con una buona partenza, una buona strategia, io credo che possa anche risalire la china e entrare in zona punti. Insomma, quindi un'occasione in più, diciamo, per Hülkenberg per mettersi in mostra in ottica 2021. Ma sì, assolutamente, Hülkenberg più di tanto non poteva fare. Ricordiamo una cosa del genere, è successa anche in Ungheria 3 anni fa di Resta, no? Che sostituì Massa proprio in qualifica e in effetti arrivò anche lui in fondo con la Williams. Però sicuramente un'occasione, perché comunque la gara è domani, gara lunga, 60 giri solitamente al Nürburgring, mi sembra sia stata confermata la durata della gara, che partirà un'ora prima rispetto al solito, alle 14:10, e quindi sicuramente una giornata importante per lui. Certo, fare almeno una sessione di libere sarebbe stato importante per lui. Comunque una Racing Point non benissimo oggi, la Racing Point, anche con Perez, che è arrivato nono in mezzo alle McLaren, quindi sembra essere un po' iniziato il calo di questa vettura, che ha sì portato delle nuove pance al Mugello, però non è più quella macchina brillante delle prime gare, ecco, e un po' ce lo si poteva aspettare, perché ovviamente la macchina è la Mercedes dell'anno scorso, quindi progetto che ormai è un po' plafonato. E poi volevo andare dal nostro ingegnere Gianluca per parlare un po' di questa Ferrari che ha portato degli sviluppi che a quanto pare funzionino, hanno funzionato in Russia e qui ancora meglio, perché Leclerc è quarto, vedremo il passo gara come sarà, e quello è un po' il problema della Ferrari. E Gianluca, che novità ha portato questa Ferrari e effettivamente hanno funzionato? Sì, allora le novità hanno interessato più che altro tutta la parte aerodinamica. A livello di motore, al momento non si può fare nulla, però a livello aerodinamico si sono dati da fare, ecco tutto. Sia a livello della zona studio di delle ruote posteriori, riusciamo a trovare dei profili un po' diversi, un po' sagomati, in modo tale da riuscire a far funzionare le pance in una maniera differente da come fino ad ora era accaduto. Uno splitter del fondo che sembra aver trovato quel poco di aria in più che possa far lavorare meglio il fondo vettura e quindi riuscire ad apportare una quantità d'aria diversa rispetto a quella che arrivava fino a questo momento. Qualche piccolo accorgimento sull'ala posteriore che probabilmente dovrebbe riuscire a dare quella velocità sia nelle curve lente che diciamo che nei tratti più veloci, anche se poi a livello di motore non ci siamo assolutamente ancora e quindi la velocità di punta, come abbiamo visto, il terzo settore è completamente insufficiente per la Ferrari.
Non c'è molto da chiedere a questi aggiornamenti se non che siano l'inizio, ecco, di un ulteriore sviluppo che deve andare avanti Gran Premio per Gran Premio per risalire la china. È vero che la Mercedes è lontana, è vero che la Red Bull è lontana, ma sono convinto che una volta arrivati nuovi aggiornamenti sul motore, più che altro una volta risolti i veri problemi che sono quelli del motore, l'aerodinamica già funziona, l'aerodinamica sembra che funziona. Poi giustamente bisognerà vedere con il nuovo discorso del musetto, la Ferrari ha un anteriore che è totalmente da cambiare, ha un alettone anteriore che deve essere rivisto e in tutto questo poi ne consegue l'aerodinamica posteriore della vettura rispetto ai cambiamenti che funzionano all'anteriore. Quindi si tratta Gran Premio per Gran Premio di analizzarli e noi lo faremo appresso a loro. Sì, sono d'accordo. E poi volevo aggiungere una cosa appunto a quello che diceva l'ingegnere. Abbiamo visto Leclerc nel suo giro decisivo, fino al secondo settore aveva solo 3 decimi di ritardo da Bottas, che aveva già fatto la pole, e poi ha perso quasi mezzo secondo nell'ultimo, che è quello dove serve più motore, con il rettilineo che porta alla chicane. Quindi sicuramente a livello aerodinamico uno step importante c'è stato, appunto manca quello motoristico che vedremo solo l'anno prossimo, no Davide? Però importante, come dicevamo noi, che invocavamo aggiornamenti, appena gli aggiornamenti sono arrivati, comunque un buono step si è visto. E io credo che siano arrivati anche troppo in là. Io mi aspettavo gli Sì. aggiornamenti molto prima da parte della Ferrari, che avrebbe dovuto investire, forse non si troverebbe in questo momento in quella posizione di classifica. Però meglio tardi che mai. Cioè, qualcosa è arrivato, Leclerc ha messo in luce, diciamo, i buoni propositi del team e quindi è riuscito a strappare questa quarta posizione ad Albon, che io credo che veramente tra poco andrà in cura da uno psicologo, perché dopo le bastonate che prende abitualmente da Verstappen, adesso ci si mette magari anche la risalita di Leclerc. Dispiace un po' anche per questo ragazzo giovane che è stato forse sin troppo presto catapultato nella realtà d'élite della Red Bull, che poi valuteremo anche che cosa accadrà al team austriaco dopo l'annuncio dell'Honda. Che praticamente alla fine del 2021 uscirà di nuovo fuori dalla Formula 1. Questa è stata un po' la notizia della settimana che ha sconvolto tutti, perché comunque è in crescita rispetto agli anni McLaren. Sembrava la Red Bull capace con la Honda di fare l'ultimo step per raggiungere la Mercedes, ma probabilmente dovrà riformulare tutti i piani e trovare un nuovo fornitore. Mercedes si è tagliata fuori e quindi rimane la Ferrari o la Renault, e comunque allo stato attuale sembra un evidente passo indietro rispetto al costruttore nipponico. Ma assolutamente, anche perché la Honda era, diciamo, puntava sulla Red Bull. Invece, se vai a vedere un motore Renault o un motore Ferrari, comunque loro hanno già le squadre ufficiali. Invece la Honda aveva la sua squadra ufficiale proprio nella Red Bull. Quindi sarebbe sicuramente una situazione difficile per la Red Bull, sia col motore Ferrari che col motore Renault. E comunque Binotto abbiamo visto ha lasciato una porta aperta per una motorizzazione alla Red Bull. Certo, bisognerà vedere innanzitutto quale sarà il livello della nuova Power Unit Ferrari nell'anno prossimo. Perché fossi in Red Bull non andrei sicuramente a puntare sul motore Ferrari di quest'anno, perché si è visto che ha fatto fare uno step indietro netto alla rossa. Quindi sarà una situazione complicata, abbastanza un fulmine a ciel sereno è stato, perché io credo anche i Red Bull non se lo aspettassero qualcosa del genere, perché comunque era una collaborazione che sembrava funzionare. Certo però la Honda ha fatto un grande step dal punto di vista motoristico di prestazione, ma ancora tanti problemi di affidabilità, e con i problemi di affidabilità la Mercedes non la batti. Quindi non è mai stato sufficiente questo step. Ormai la Honda sono 6 anni che è in Formula 1. E quindi sì, sicuramente hanno migliorato tanto, ma non sono ancora assolutamente da titolo. Non sono da titolo. Non è No, bastato. non credo assolutamente, però ecco, qui magari interviene secondo me anche un altro discorso, ovvero il fatto il discorso della passione per questo tipo di sport. È vero che sono avvicendati tanti motoristi nel corso degli anni e che ci avviciniamo sempre di più a quelli che sono i termini che la Formula 1 o comunque in generale il mondo delle corse si stanno ponendo per emissioni ambientali, una sostenibilità diversa, un tipo di produzione diversa. Evidentemente questo della Honda è solo ed esclusivamente un discorso commerciale, perché avranno valutato che
per raggiungere la Mercedes, che comunque non sta ferma, ma continua ad evolvere il suo motore, quindi per raggiungere la Mercedes avrebbero dovuto investire probabilmente di più di quello che ci sarebbero andati a guadagnare, anche vincendo nel corso di un paio d'anni, anche se fossero arrivati a vincere nel corso di un paio d'anni, avrebbero dovuto investire troppe risorse per arrivare a quello che è l'attuale livello della Mercedes. Economicamente non gli è convenuto, hanno tirato le loro somme e quindi hanno deciso che bastava così per loro. Però ecco, questo qui va un po' incontro a quello che può essere un po' la filosofia delle corse, ovvero che le corse sono una cosa più fine a se stessa che non il dover stare a pensare solo ad un certo tipo di argomenti. Quindi se loro ritengono che commercialmente e visivamente una collaborazione Formula 1 non sia più conveniente per loro, beh, a quel punto fanno bene a fare la scelta di fornire solo la IndyCar, però la IndyCar sono dei motori completamente diversi, ha una visibilità completamente diversa. Se per il loro mercato va bene così, sicuramente stanno facendo la scelta giusta. Certo è che i motori Honda stavano iniziando a piacere, stavano iniziando ad avere una loro identità, non erano più solo, tra virgolette, fini a se stessi. Non erano più dei motori di secondo livello, ma stavano raggiungendo ottime prestazioni. Ora, che per raggiungere il Mercedes ci sarebbe voluto chissà quanto tempo, in teoria prima era da raggiungere il Ferrari, non il Mercedes, adesso quest'anno è accaduto qualcosa di un po' particolare che bisogna andare avanti così. Però ogni ditta fa le proprie decisioni, quindi a noi dispiace obiettivamente che un motorista come Honda debba uscire di nuovo fuori, dopo che stava dimostrando che sarebbe la maniera anche molto veloce. Sì, Sì, sì. anche perché purtroppo questo è, secondo me, anche frutto dei regolamenti F1 di oggi. Cioè, comunque tu non ti senti libero di sviluppare e non puoi fare le prove che dovresti. Perché quando, ricordo, faccio un esempio, addirittura quando entrò la Toyota nel 2002, Formula 1, loro fecero 2 o 3 anni di test liberi, assolutamente a provare, per 2 anni prima di entrare in Formula 1. Stessa cosa fatta dalla Honda proprio all'epoca, 2002-2003, quando avevano il Team Bar, cioè squadre che comunque erano libere di progettare, di provare, di modificare le loro parti che poi avrebbero portato in pista. Cioè adesso è impossibile, per come la vedo io, la Honda già ha fatto un lavoro incredibile, perché ricordiamoci com'era messa nel 2015 e già nel 2019 sono arrivate 3 vittorie, quindi anche in un periodo non troppo lungo hanno fatto un grande sviluppo. Però se va avanti così la Formula 1 obiettivamente rischia di bruciarsi, perché adesso perde la Honda, il futuro non è sicuro per la Renault, per la Mercedes, non si sa quello che può succedere, e quindi è un futuro obiettivamente nero, secondo me, con questi motori ibridi. Io spero che si faccia un passo indietro, perché le corse non sono la viabilità stradale, cioè le corse sono un conto e poi quello che vai a portare su strada per me è un altro, cioè devono essere 2 cose totalmente distinte, altrimenti tra 10 anni Formula 1 e Formula E si fonderanno e non è quello che vogliono gli appassionati. Probabilmente sì, anche prima. È vero, ragazzi, però è un principio che storicamente non esisteva. Cioè, noi stiamo andando in una direzione dove, come dice Giovanni, le corse devono essere separate, però c'è stata un'epoca dove i V12, V10, V8 che tu vedevi in pista, poi li sognavi, magari poterci salire anche su strada con le supercar, quindi si vendeva il lunedì. Quindi il principio della Formula 1 era vinci la domenica e vendi lunedì. Oggi si sta andando verso una direzione opposta, che è quella della decarbonizzazione, dell'ecologia, dei motori comunque, che non consumano, o almeno comunque inquinano in un altro verso, ma c'è l'idea del motore elettrico come la salvezza. Forse si arriverà, se le cose proseguiranno, come dicono, anche con l'idrogeno. Quindi la Formula 1 non potrà essere più il punto di riferimento, ovvero il mondo dell'auto sta andando più nella direzione della Formula E che della Formula 1. Quindi o la Formula 1 decide di fare un passo indietro e allora si riformula un po' tutto, ma io la vedo dura, magari anche con un passaggio ai motori termici, senza l'ausilio della parte elettrica, senza le spese che poi in questo momento devono supportare i team e ovviamente i fornitori, altrimenti la direzione è quella di, come abbiamo accennato prima, di una crisi che porterà nessun fornitore ad abbracciare la Formula 1 attuale. E Christian Horner lo ha detto: non ci aspettiamo che in Formula 1 arrivino nuovi fornitori.
Sì, ma secondo me se passi all'elettrico in Formula 1, cioè vai sempre più verso questo elettrico, idrogeno, magari investiranno più case, ma non la guarderà più nessuno la Formula 1. Cioè la Formula 1 perderà totalmente interesse e sarà un campionato che andrà a sparire. Io punto un po' su quello. Però Cioè che contano i comunque... soldi, Gio, contano i Però soldi. contano i soldi, ok, ma Cioè, se non la guarda più nessuno la Formula 1 perde gran parte del proprio patrimonio, lo perde. Possono entrare anche 10 costruttori, ma se poi non la vede più nessuno, diventa veramente fine a se stessa. sì, il discorso è quello, ma poi escono fuori anche proposte assurde, come quella che ho letto in settimana, secondo cui ci sarebbe chi penserebbe che l'ingresso dei motori diesel possa essere, diciamo, possa dare giovamento, ma qui non stiamo, alla fine non stiamo, secondo me, parlando di quello che deve, non stiamo più parlando di quello che debba essere le strategie del mercato. Se la Formula 1 deve rimanere Formula 1, allora deve essere quel qualcosa in più. Ci sta bene anche che ci possa stare la parte ibrida, sebbene, come abbiamo già detto tempo fa, siamo molto convinti che debba essere semplificato tutto. I motori, le power unit sono troppo complesse nel loro funzionamento, ma anche nelle componenti sono troppo complesse. Quindi semplificare questo tipo di motorizzazioni può essere la strada giusta, ma semplificare completamente. Quindi sia la parte ibrida che la parte termica. In questo modo si può attrarre un po' più di, si può attrarre qualche nuovo costruttore, qualche nuovo fornitore, ma non proponendo motori diesel o andando verso il solo elettrico. C'è la Formula E per quello, altrimenti, come dice Giovanni, chi la guarda più? La Formula E ha un certo appeal, la Formula 1 ha un altro tipo di appeal. Un giorno probabilmente si fonderanno, perché un giorno sarà solo Formula E. Quasi sicuramente, ma se ne parla tra tanti anni. Noi per tanti anni vogliamo ancora vedere, credo, una Formula 1 fatta di motori a benzina, possibilmente ad alte prestazioni e possibilmente semplici. Un po' utopistico però Gianluca, eh? Cioè, in questo momento bisognerebbe fare un passo indietro e abbiamo visto che la Mercedes. Sì. Il passo indietro sarebbe quello di semplificare il tutto. In questo modo si va un po' anche contro diciamo, come dire, tutte le complicazioni che ci sono stati dal grande passo avanti che ha fatto la Mercedes e dagli anni di sviluppo che ha la Mercedes Esatto. rispetto a tutti gli altri. Quindi il passo indietro significa semplificare, magari anche mantenendo la parte ibrida. Nessuno dice che la parte ibrida debba essere tolta. Ormai le supercar da strada hanno tutte la parte ibrida. Se vogliamo che il ragionamento Formula 1 sia anche un discorso commerciale, però non dobbiamo stravolgerla, altrimenti il pubblico veramente, come dice Giovanni, non la vedrebbe più, non si appassionerebbe più ad uno sport che è troppo fine a se stesso. No, no, ma poi sì, assolutamente sono d'accordo, ma poi se si secondo me è giusto anche accorgersi di un fallimento, perché questa Formula 1 obiettivamente è stata un fallimento. È stato un fallimento perché in 7 anni la Mercedes ha dominato e non si è mai fatto nulla per cercare di ridare spettacolo, per cercare di fermarlo questo dominio. Ha voglia a fare i paragoni con l'epoca Schumacher, dicevano era noiosa anche quella. Lì si faceva di tutto per bloccare il dominio Ferrari. C'era test liberi, possibilità di scegliere la gomma con cui correre, Michelin o Bridgestone, cioè lì c'era di tutto veramente per cercare di fermarlo quel dominio. Qui la Mercedes, per carità, è stata fortissima, sono stati eccezionali, ma molte volte sono stati anche favoriti, cioè questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Il test gomme del 2013, varie penalità che agli avversari venivano date e alla Mercedes obiettivamente no. Il Canada 2019 su tutti. Le gomme diverse in 3 gare del 2018, ricordiamo il riabbassamento delle pressioni, tutto quello che c'è stato tra quell'anno e anche il 2019, cioè ne sono state fatte tante di cose, ma mai per arginare quel dominio. Cioè, spesso e volentieri sono andate a favore della Mercedes, quei cerchi forati introdotti da Spa 2018 in poi, lì Ferrari e Mercedes erano a parità di livello, da quando Mercedes ha messo quei cerchi forati ha iniziato a volare. Ed ha ucciso il campionato per via di quella soluzione, perché altrimenti faticavano sulle gomme le Mercedes. Quindi sicuramente è stato un fallimento, perché obiettivamente, power unit o meno, ma se questi anni fossero stati combattuti, e mi riferisco a lotte mondiali fino all'ultima gara, ma chi è che si sarebbe preoccupato di quali motori montano le vetture? Cioè, non, No. a nessuno sarebbe interessato, perché a nessuno interessa di avere delle macchine che ogni volta fanno il record della pista e che poi ti annoiano.
secondo me, anche se le macchine attuali fossero 10 secondi più lente, ma se dessero spettacolo, poi insomma gli appassionati di seguire la corsa, nessuno si preoccuperebbe delle regole, perché è quello che l'appassionato vuole. Per quello io dico, se per trovare spettacolo serve, non lo so, tornare a regole più semplici, facessero come in altre categorie. Io seguo molto ad esempio il mondiale endurance, lì si sono accorti che l'ibrido era un fallimento, hanno dato adesso possibilità di tornare a motori termici, non solo ibrido. Se questo ibrido non dà spettacolo, non si può sviluppare, e allora torniamo indietro, oppure se non vuoi tornare indietro ridai libertà di test, ridai libertà a tutto, perché questa è la follia della Formula 1 di adesso. E l'errore, Giovanni, è stato anche da parte ovviamente di tutti gli altri team, e Montezemolo lo ha ammesso, di firmare per questo tipo di regolamento che non prevedeva la possibilità di sviluppo. Quindi è stato un suicidio per gli altri team, perché in questo momento la Mercedes probabilmente, se le cose dovessero rimanere così, andrà ulteriormente, io intendo a livello proprio di fornitore di power unit, ad avere un dominio. Perché qui si rischia il prossimo anno di avere due Mercedes, due ovviamente McLaren Mercedes e due Aston Martin davanti. Perché forse sì, la Red Bull quest'anno qualche cosina la sta facendo vedere, anche se molto al di sotto delle aspettative, perché si sarebbero dovuti giocare il titolo. Ma io credo che già il prossimo anno, al di là dei proclami del patron giapponese, io la vedo dura, sinceramente, che fino all'ultimo la Honda investirà, cioè a un certo punto tireranno i remi in barca, tanto dicono in sta Formula 1 non si può vincere, quindi io il 2021 della Honda e della Red Bull e dell'Alfa Tauri lo vedo anche un passo indietro rispetto a questo. Quindi il prossimo anno non solo si rischia una copia della stagione attuale, quindi con un dominio, ma anche con un passo in avanti di Aston Martin e di McLaren. Sì, probabilmente sarà così, probabilmente dal punto di vista motoristico sarà così. Poi se qualcuno riuscirà a compensare con l'aerodinamica sarà molto difficile, anche perché la Mercedes è efficientissima anche a livello aerodinamico, però dal punto di vista di motore per un altro anno sarà così. Poi ci auspichiamo che il 2022, come in tanti si stanno auspicando, le cose possano un po' cambiare, e che quindi si possa raggiungere un po' un livellamento prestazionale da parte di tutti quanti. Sì, quello alla fine è la base, perché obiettivamente si vuole spettacolo, cioè si deve trovare nuovamente spettacolo, si devono estromettere piste scandalose, tipo Sochi, che non daranno mai spettacolo. Adesso c'è questa follia, secondo me, di voler togliere Interlagos per mettere una pista a Rio de Janeiro, che sarà l'ennesimo tilcodromo. Quindi si deve partire da macchine che danno spettacolo e piste che danno spettacolo, perché alla fine alla gente interessa quello. Alla gente non interessa nulla se sotto l'alcofano è un V6 o un V4 o un V8. Certo, il rumore del V8 è un'altra cosa, ma se poi dai spettacolo si inizia anche a sacrificare il rumore e si pensa a quello che vedi in pista, perché alla fine, ragazzi, non vediamo un mondiale sudato fino all'ultima curva dal 2012. Lasciamo perdere Hamilton-Rosberg del 2016, che alla fine interessava, sì, ma relativamente. Ma mondiali sudati tra due macchine diverse non li vediamo dai tempi Ferrari-Red Bull. Quindi c'è troppo tempo, non è mai successo, credo io, una cosa del genere. 2013 dominato da Vettel, poi dal 2014 in poi dominati dalla Mercedes. Ormai credo sia scaduto questo dominio, purtroppo lo dovremo vedere anche nel 2021. E poi nel 2022 si spera in una nuova era, anche perché con Davide lo diciamo spesso, il 2022 è l'anno o del reinizio o della morte di questo sport. Sì. Sì, l'abbiamo spesso anche detto dal punto di vista proprio della spettacolarità, perché si stanno facendo passi indietro. Hai detto una cosa molto bella prima, Giovanni, cioè possono fare i record della pista, ma se poi non c'è bagarre, se non c'è quello spettacolo, cioè diventa quasi inutile questo dato, anzi diventa quasi triste vedere magari, che ne so, Bottas, con tutto il rispetto per Valtteri Bottas, che oggi ha fatto una grandissima qualifica, battere dei record storici o raggiungere in classifica di pole position piloti del passato veramente di un livello diverso. E Bottas al massimo io lo posso paragonare a Barrichello, un'ottima seconda guida alla spalla di Hamilton, però è un pilota che forse in un team come Renault o in un team, diciamo, di centrogruppo sarebbe un pilota assolutamente normale, come lo era in precedenza quando correva in Williams. Quindi bisogna anche dare il giusto peso a queste vittorie, bisogna anche attribuire alla Mercedes dei meriti
però anche cercare di non esaltare troppo quello che stanno facendo i piloti attuali oggi Mercedes, perché Hamilton è sicuramente un fenomeno, però oggi veramente sfrutta il 30-40% del suo talento. Cioè non è possibile che un pilota bravo così sia messo nelle condizioni davvero di vincere titoli senza un minimo di sofferenza. Cioè sì, lui non ha mai... non si suda, non ha mai vinto un titolo a parte nel 2008 soffrendo. L'ultima, sì. Perché l'ha vinto con Rosberg ad Abu Dhabi nel 2014, ma Rosberg in quella gara ebbe un problema tecnico, quindi la sfida vera e propria non c'era stata. Poi ha perso quello contro Rosberg e poi ha sempre dominato, perché sì, c'è stata un po' di lotta con la Ferrari, ma la Mercedes alla fine anche nel 2017-18 è stata sempre in grado quasi di essere in controllo, cioè non davano mai la sensazione di perdere il titolo. Infatti poi da metà stagione in poi prendevano il largo. Però la cosa brutta è appunto l'immobilismo della FIA, che non ha mai fatto nulla per arginare questo dominio. Cioè, come se veramente convenisse. Sì, è un sono titoli Mercedes, sono l'esaltazione della tecnica, sono macchine costruite per vincere, e poi non importa chi le porta, ma comunque vinceranno. Queste Mercedes comunque vinceranno, perché stanno veramente troppo avanti su ogni aspetto, poi, per quanto riguarda la tecnica effettiva, non solo sul motore, non solo l'aerodinamica, ma è proprio tutto il team che è stato costruito per vincere. Poi che è stato costruito magari un regolamento anche per far vincere, questo lo diciamo noi, lo dicono altre persone, ufficialmente non lo sapremo mai. Quindi non so che dirvi a questo punto. Se dobbiamo fare una seconda formula per arginare, un po', per avere un po' di spettacolo in più, magari conviene fare una seconda formula, però non è poi più Formula 1, diventerebbe una Formula Mercedes e un'altra formula. Non lo so, vedremo davvero il 2022 cosa accadrà. Io per il 2021 non ho aspettative per quanto riguarda chissà quali stravolgimenti o altre cose, a meno che ovviamente non liberalizzano di nuovo il motore Ferrari, quello dello scorso anno, e quindi ci si ritrova anche ad avere poi non solo la Ferrari nelle prime fasi del, diciamo, dei team, nelle prime posizioni dei team, ma anche di avere la Haas nelle seconde posizioni, quindi a lottare un po' più con Renault, con McLaren. Forse si potrebbe avere un campionato più interessante, però se dobbiamo pensare a cambiare i regolamenti per avere il campionato interessante e quindi sfavorire una persona, sfavorire un team, si ritorna magari a quelli che sono i discorsi degli anni passati, tanti anni fa, quando si facevano i regolamenti per sfavorire la Ferrari, quando era diventata troppo forte. In questo caso non viene fatto, in questo caso non si sta facendo, ma conviene che la Mercedes, conviene a tutti, sembra che la Mercedes continui a vincere. E poi è una Formula 1 che onestamente non ha più interesse, cioè che non desta più interesse, cioè è sempre meno la gente che segue la gara, anche per il discorso della pay TV e tutto quello che ne concerne, ma è una Formula 1 che ha meno appassionati, cioè questo è fuori di dubbio, cioè vedo sempre commenti anche ormai nell'ambito social di gente che è stanca di questa Formula 1, che obiettivamente si annoia a vedere le gare. Cioè, ragazzi, il Gran Premio di Russia è stato veramente difficile rimanere svegli, eh? Cioè, non so se convenite con me, ma anche noi che siamo grandi appassionati effettivamente fatichiamo a commentarle queste gare, perché allora, non dico nulla. Rispondiamo anche un po' ai ragazzi che ci sentono, vai. Ovviamente ci salutano, a partire da Anna, Giuseppe, che ci chiede: non ho capito cosa ho Stroll, potreste ripetere? Allora, Stroll praticamente è malato, cioè, questa è stata la, insomma, sick, quindi in inglese è malato. Alcuni hanno paventato una positività al Covid, ad esempio Autobild e Spagna ha lanciato un articolo: allerta Covid-19 in Formula 1, Hülkenberg sostituisce Stroll. Al momento non abbiamo la certezza che si tratta di una positività al Covid, quindi speriamo di no, perché tra l'altro nella giornata di ieri, dove non si sono corse le prove libere 1 e 2, Stroll girava tranquillamente nel paddock, quindi avrebbe potuto anche contagiare altre persone, quindi speriamo che si tratta semplicemente di un mal di testa, di un'influenza, perché le temperature lì sono veramente basse. E magari ha preso freddo, tutto qua, questo è la speranza. Joe Payne, allora, volevamo una reazione, ma Vettel gli aveva gli aggiornamenti? Ci chiedono? Ma sinceramente non si è capito bene, perché in mattinata sicuramente avevano due vetture diverse,
Leclerc aveva gli aggiornamenti Vettel no per fare delle comparazioni, ma da quanto ho capito io nel pomeriggio invece anche sulla vettura di Vettel sono state montate. Quindi sì, anche io so così, anche io so vedere. Quindi le vetture erano assolutamente alla pari, anche perché poi se vai a guardare il distacco è lo stesso che c'è su ogni pista. Su ogni pista in qualifica Leclerc dà mezzo secondo a Vettel, quindi aggiornamenti o meno è stata un'altra batosta senza possibilità di replica. La tocca piano, Giovanni, la questione. Perché la Ferrari, ragazzi, corre con un pilota solo. Cioè, non è possibile questa cosa. Corre con un pilota solo la Ferrari. È assurdo. E Diego Licciardello ci chiede, non capisco perché la FIA non fa con il motore Mercedes come hanno fatto per Ferrari, quindi un controllo, invocano un controllo, ingegner Di Alongo. L'abbiamo invocato anche noi. Qua sfondi una porta aperta, un po' come il discorso di Vettel, perché comunque ci troviamo di fronte a una situazione che l'anno scorso sembrava che il motore Ferrari desse fastidio a tutti quanti per le prestazioni che aveva, soprattutto dopo il Messico, in particolare se non ricordo male. Noi anche ci stiamo facendo questi stessi interrogativi, ma ce li stiamo facendo dall'Ungheria, da quando avevamo notato alcune cose che accadevano in determinati regimi di funzionamento, e però in questo momento la FIA non controlla niente. La FIA per loro va tutto bene, c'è questo accordo con la Ferrari che viene continuato a mantenere in piedi senza fare altri accordi con altre scuderie, quindi al momento abbiamo le mani legate, tutti con le mani legate, perché la Mercedes può andare avanti con questa storia. Poi appena la Ferrari faceva qualcosa che dava prestazione veniva subito indagata. Mercedes quest'anno ha trovato 60 cavalli e nessuno dice nulla. Questo è lo schifo della Formula 1 attuale. Sì, al momento sì, non si sa dove abbiano trovato questi cavalli. Mi sto chiedendo comunque anche il padron della Red Bull dove sia finito, che l'anno scorso stava sempre a commentare e a dire cose sui motori Ferrari, e quest'anno invece su quelli Mercedes non dice neanche a. Dottor Marco in questo momento si starà concentrando più a trovare un fornitore sostitutivo della Honda. Luigi invece ci chiede, il miglioramento secondo voi è esiguo o è notevole? Cioè Nürburgring non è una pista di motore. Allora, Nürburgring è una pista che non è a questi curvoni velocissimi, quindi va detto che su una pista del genere la Ferrari ha potuto un attimino limitare i danni, però è stato bravo Leclerc. Se il concetto e la domanda è su Leclerc, è stato lui a tirare fuori dal cilindro una prestazione notevole. Sì, se posso fare un intervento a Luigi, ha ragione in tutti e due i casi, nel senso che sì, la prima parte della pista è una pista più guidata, una parte più guidata, quindi il motore interessa fino a un certo punto. Poi nella seconda parte, come ci ha fatto notare anche Giovanni prima, ci abbiamo beccato poco meno di mezzo secondo, passando comunque dai 2,5 decimi di ritardo che si era preso in metà tracciato a circa 7 decimi avuti poi sulla linea del traguardo. Quindi è una pista un po' ambigua da questo punto di vista, però ha evidenziato proprio questa cosa, ha evidenziato che pedalisticamente, aerodinamicamente la Ferrari si sta muovendo, comunque gli aggiornamenti hanno funzionato, però il motore non è andato e sì, la bravura di Leclerc c'è stata tutta, perché poi la differenza su Vettel si è vista ampiamente. Gio, parlaci un po' del mercato piloti, dai. Alfa ci chiedono un po' di Alfa. Beh sì, la situazione al momento sembra non definita, però insomma abbastanza chiara, ovvero i piloti dell'Alfa verranno rinnovati, a quanto sembra, Giovinazzi e Raikkonen. E Mick Schumacher dovrebbe andare in AS, quindi i due piloti AS dovrebbero essere sostituiti entrambi, Grosjean e Magnussen, scusatemi se mi permetto, era ora, e al posto di Grosjean appunto Mick Schumacher, al posto di Magnussen insomma lì in AS dovrebbe arrivare Perez, ma c'è anche una possibilità che spero non venga attuata di vedere Mazepin, un miliardario russo, Nikita Mazepin, quindi sarebbe l'ennesimo pilota che arriva per soldi, che da anni in Formula 2 non ha mai ottenuto grandi risultati. E vediamo quello che succederà. Comunque l'ipotesi più accreditata è Mick Schumacher in coppia con Perez. Sono contento per Perez, che secondo me merita un sedile, non meritava di essere cacciato dalla Racing Point, e
e niente, quindi questa sembra essere la situazione. Però c'è anche questa idea Mazepin che potrebbe portare soldi a un team che è in crisi come la AS. Sì, e quindi abbiamo risposto sia ad Alvano Poletti che a Francesco Picciariello, che ci chiedevano appunto dei movimenti di mercato di AS e Alfa Romeo. Per quanto riguarda te, Gianluca, c'è una domanda interessante che fa Max e dice: quanti decimi secondo te hanno dato oggi gli aggiornamenti? Cioè, quanto ha guadagnato la Ferrari grazie a questi aggiornamenti? Io credo non più di 3 decimi, perché non puoi valutare magari su mezzo tracciato quello che riesce ad andare a guadagnare, però credo che 3 decimi buoni li hanno presi, perché secondo me stavamo sul ritardo, la Ferrari era sul ritardo di un secondo senza questo tipo di aggiornamenti, che è comunque orientativamente quello che ha preso in tutte le ultime piste. Si è arrivati a 7 decimi, un risultato che comincia a essere un po' accettabile, sia di stare sul mezzo secondo costantemente su tutte le piste, significa che la vettura inizia ad avere un po' una sua identità. Perché alla fine sì, quarto posto, è vero, quarto posto, ma stai sempre a 7 decimi. Cioè, per quanto ne vogliamo dire, sì, ok, è arrivato quarto, ma stai sempre a 7 decimi. Quindi il vero distacco è quello che, secondo me, bisogna vedere quello da Vettel. Cioè, di un pilota che in questo momento non ha molta voglia di correre con questa Ferrari e quindi di conseguenza non ci mette troppo del suo. Perché se andiamo a vedere il distacco di Leclerc, Leclerc ci mette molto del suo, in quei 7 decimi di distacco c'è molto di Leclerc, e quindi la differenza, come abbiamo detto, sta un po' nel mezzo certe volte. Quindi io credo un 2-3 decimi li sono riusciti a prendere rispetto agli altri. Poi la Mercedes corre forte, e questo lo diciamo dall'inizio dell'anno, è difficile recuperare sulla Mercedes, per quest'anno non si potrà proprio fare molto più di così. Beh, a Spa ha presi anche 2 di secondi la Ferrari, quindi su piste così il distacco era sì, molto più chiaro di stare, quelle non parliamone proprio, che è meglio. Ecco, finiamo in discorsi che poi l'anno scorso a Spa vinceva, a Spa hanno vinto, a Monza si è vinto, tutti altri discorsi, perché sono piste completamente diverse magari rispetto ad un Nürburgring, che ha un tratto veramente guidato interessante. Quelle sono veramente piste dove se non è un motore molto potente sotto non puoi avere proprio voce in capitolo. Sì, sono d'accordo. E poi arrivano ovviamente altre domande anche sulla questione mappatura. Volevo rispondere a Fabrizio, perché attualmente c'è una monomappatura che va dal sabato fino alla gara di domenica, quindi non esiste più il bottone magico, ma nonostante ciò la Mercedes vola. Cioè, la Mercedes, ragazzi, ha nel taschino tantissimo, che caccia fuori soltanto in casi di estremo bisogno. Quindi, anche in gara, in realtà, io credo che le Mercedes potrebbero andare a dei ritmi molto più forti di quelli che vanno. Io credo che loro vadano in controllo della gara, specialmente in alcuni momenti, e magari danno uno strappo iniziale per prendersi quei secondi utili per la strategia, per il pit stop, ma a livello però di potenza bruta io dubito fortemente che abbiamo visto anche la vera Mercedes, e questo è inquietante, ma questo è un discorso che si può allargare a tutti gli anni dell'era ibrida. Loro non sono mai stati veramente sotto pressione, non sappiamo questi ragazzi, se messi sotto pressione, cosa avrebbero potuto produrre. Vincono e vincono facile. No, ma infatti io l'avevo detto qualche tempo fa, no? Quando c'era il duello Ferrari-Mercedes in quel biennio Hamilton-Vettel, a questo punto io, vedendo la superiorità che hanno ritrovato poi l'anno scorso e quest'anno, a me è venuto da pensare, ma non è che questi hanno fatto apposta per dare un po' di spettacolo? Secondo me a questo punto anche in quei 2 anni potevano tranquillamente dominare la scena senza grossi problemi, perché vedendo la superiorità che hanno mi viene da pensare che erano proprio su un'altra categoria e che hanno pure un po' scherzato, cioè ti viene anche da pensare quello. Giovanni, ma ti ricordi nella seconda parte di stagione erano inattaccabili, cioè da Monza in poi erano imprendibili anche su piste. Ti ricordi Singapore nel 2018? Si arrivò a Singapore, doveva essere pista Ferrari, Hamilton aveva dato un secondo alle Ferrari in qualifica, quindi tanto per farti capire. Secondo me è interessante, infatti, questo messaggio che manda Francesco Picciarello,
Vettel sta con la testa per il 2021, lo vedo molto obiettivo per il prossimo anno, e questo secondo me sarà l'ultimo mondiale per Hamilton. Già di mondiale per lui 7 sono tanti, per uno che non ha fatto niente di speciale. Allora, volevo parlare del discorso Hamilton, e secondo me 8 li vince, perché l'anno prossimo io non vedo grossi concorrenti, quindi a meno di cataclismi 8 li andrà a vincere. Però sì, sono d'accordo sul fatto che non ha fatto nulla di speciale in parte, perché comunque tante volte ha dato prove di un talento incredibile, assolutamente, questo non lo possiamo mettere in dubbio. Però sono tutti mondiali senza emozioni, ragazzi. Sono tutti mondiali che non resteranno, che nessuno ricorderà, perché a parte il 2008 è l'unico che rimarrà nella storia, e poi l'ha vinto per un sorpasso fortunoso all'ultima curva, quindi anche quello, lì sicuramente la fortuna l'ha aiutato. Però dal 2014 in poi chi è che si è emozionato per un mondiale di Hamilton? Cioè, nessuno ricorderà i mondiali di Hamilton, secondo me, a parte per i numeri. Tu come la pensi, Gianluca? Io non lo so, forse i primi sì, ci si poteva anche esaltare perché per il tipo di guida che aveva, però poi dopo, è vero, sono stati mondiali noiosi, mondiali decisamente noiosi. Ma penso allora, come Giovanni. Comunque, se mi permetti, Davide... Sì. Abbiamo avuto un aggiornamento secondo cui Vettel non aveva i nuovi aggiornamenti durante le qualifiche, o perlomeno non ne aveva alcuni. Stiamo verificando, vogliamo verificare anche questa situazione, perché si tratterebbe poi di barge board, perché poi si tratterebbe di andare a verificare anche il resto, perché comunque magari quella è la cosa che si nota più di tutte, però è vero che gli aggiornamenti ne hanno portati diversi. Quindi bisognerebbe andare a capire adesso effettivamente cosa hanno dato a Vettel e cosa no rispetto a Leclerc, ma comunque questo non cambia il fatto che la voglia di un pilota è nettamente superiore alla voglia di un altro di guidare questa macchina. Sì, sono tante domande sull'accordo segreto Ferrari-FIA, che ha un po' assegnato il destino, diciamo, di quest'annata, perché ovviamente... la Ferrari è crollata e la monoposto era costruita su un certo concept per la Power Unit, poi che rappresenta per Mattia Binotto la centralità dei progetti delle monoposto Ferrari, e molti ci chiedono cosa avrebbe potuto fare la Ferrari con il motore dell'anno scorso. Io credo sicuramente meglio, sicuramente si sarebbe avvicinata quantomeno al podio stabilmente, un po' come è accaduto l'anno precedente, quindi forse qualche vittoria con questo Leclerc che non molla mai e getta sempre il cuore oltre l'ostacolo sarebbe anche arrivato. Però per la lotta al titolo, ragazzi, non è solo questione di motore, perché questa Mercedes è migliorata in tutto, mentre l'SF1000 anche a livello aerodinamico ha dei grandi problemi, ha manifestato grandi problemi su diverse piste, invece l'anno scorso almeno su alcuni tracciati la macchina faceva la differenza, quindi non è solo questione di motore, ma la Ferrari non ha lavorato bene anche a livello proprio aerodinamico. Secondo me infatti quest'anno vittorie sarebbero state comunque difficili, perché vai a vedere un attimo, Silverstone ha vinto, secondo me la Ferrari col motore dell'anno scorso sarebbe stata dietro a Verstappen, sarebbe stata da quarto o quinto posto. Con Leclerc magari con Verstappen te la giocavi alcune volte, Vettel già un po' più indietro, visto il Vettel che c'è adesso, però sicuramente l'anno scorso la Mercedes nella seconda parte di stagione, che è quella in cui la Ferrari ha vinto le sue tre gare, non era la Mercedes di adesso. La Mercedes dell'anno scorso nella seconda parte dell'anno mollò decisamente, non fu il monologo Mercedes che c'è adesso. Invece quest'anno la Mercedes è talmente avanti che non perderebbe mai una gara, neanche Verstappen adesso, in situazioni normali chiaramente. A Monza è successo quello che è successo, se no Hamilton avrebbe doppiato tutti a Monza, non avrebbe mai perso quella gara. A Silverstone anche hanno avuto problemi di gomme, la buona strategia Red Bull, ok, ma in condizioni normali questa Mercedes non la batte nessuno, quindi secondo me in condizioni normali, come ho detto, neanche una vittoria per la Ferrari quest'anno, anche col motore dell'anno scorso, perché comunque dal punto di vista aerodinamico questa macchina è comunque bocciata. Adesso sì, qualche novità sta arrivando, buona, ma di base non è una gran macchina. Comunque dalle ultime notizie che abbiamo, Leclerc aveva i bargeboard nuovi, Vettel no, era solo quella la differenza, le altre novità le aveva tutte Vettel, quindi solo questione di bargeboard. Francamente non credo che in un bargeboard ci siano sei decimi.
Sì, noi parliamo di miglioramenti, ma sono miglioramenti della SF1000 rispetto alla SF1000. Certo. Non stiamo assolutamente dicendo che ci stiamo avvicinando alle Mercedes, o comunque siamo sulla strada, la Ferrari è sulla strada giusta per raggiungere i due team che adesso sono in vetta, perché si è fatto un passo talmente troppo indietro quest'anno, che ce ne vorrà per recuperare, ci vorrà molto impegno e ci vorrà molto lavoro da parte del team Ferrari per recuperare. Sì, infatti voglio rispondere anche a Massimiliano che dice Mercedes è avanti perché la Ferrari è talmente indietro, ma in realtà non è un problema Ferrari, ragazzi. Noi parliamo di Ferrari perché siamo in Italia e giustamente diciamo i nostri commenti vanno in quella direzione, ma Red Bull è anche la grande delusa di questa stagione 2020, avrebbe dovuto lottare per il titolo e la Red Bull da tutti i punti di vista ha preso delle mazzate quest'anno tremende e nonostante un grande Verstappen che sicuramente è maturato, è un pilota in crescita che potrebbe giocarsi un titolo mondiale, però sono tutte dietro perché la Mercedes ha anni di anticipo proprio nei progetti, quindi è libera di sviluppare mentre gli altri devono ancora magari arrivare alla Mercedes W10. Cioè io credo che le macchine attuali non batterebbero una W10. Quindi il problema è questo, magari la Red Bull se lo gioca il mondiale con la W10, ma non è nettamente avanti alla W10. No. Quindi mi sembra logico che l'anno prossimo con la W12 gli altri devono ancora prendere la W11. Quindi si è creata una situazione dove veramente c'è bisogno di un cambio radicale, perché così è difficile, è E impossibile. poi la speranza è che questo nuovo cambio non crei un altro ciclo, Perché ricordiamoci, il cambio del 2009 aveva messo le ali alla Red Bull. Sì, il 2009 la Brown, ma poi sono stati 4 anni Red Bull. Il cambio del 2014, dominio Mercedes, quindi non escludiamo che il nuovo cambio dei regolamenti non porti invece a un altro dominio, perché è possibile. Magari ti faccio l'esempio stupido: la McLaren azzecca il progetto giusto e demolisce gli avversari, come può essere la Mercedes che continua a demolirli, cioè può succedere di tutto. Io spero sicuramente in una battaglia, però anche rispetto al passato, sempre per riguardando un attimo l'epoca Schumacher e tutto, cioè all'epoca di Schumacher gli avversari erano tanti. Erano Renault, Toyota, Honda, McLaren, Mercedes, Williams, BMW. Adesso gli avversari di adesso, secondo me, anche non sono a livello. Cioè, la Ferrari di adesso, se la vedi, è scarsa, cioè un team scarso. La McLaren e la Williams di all'epoca erano team forti, che comunque venivano battuti, sì, ma erano team forti. Adesso, se guardi l'organigramma Ferrari, è anni luce indietro a quello Mercedes, cioè non c'è proprio competizione. La Mercedes è stata fortissima, ma secondo me ha avuto anche a che fare con dei team troppo inferiori, che non gli hanno mai dato motivo di preoccupazione. All'epoca, invece, all'epoca di Schumacher, c'erano tanti team fortissimi che spingevano per batterti. Qui adesso non c'è più sta cosa, perché se guardi fino all'anno scorso, dietro alla Mercedes c'erano solo Ferrari e Red Bull, gli altri prendevano 2 secondi e mezzo al giro. Quindi non c'è mai stata quella competitività che c'era prima. Questo ha aiutato tanto, secondo me, la Mercedes, che gli avversari sono di livello basso rispetto a prima. Sì, è vero questa cosa. Sono d'accordo. Ci sono pochi team che potrebbero avvicinarsi Prima con c'erano il più soldi, cambio. prima c'erano soldi, adesso E non ci sono più. infatti la dimostrazione è la Honda che decide di andare via. Cioè, ad un certo punto investo, 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 al di là dei fattori commerciali, come ha detto giustamente Gianluca, però c'è anche il fattore economico. Perché tu sei sempre lì ad investire e neanche ti avvicini alla lotta del titolo mondiale. Cioè, non è che proprio sono fessi questi giapponesi, eh? Cioè, a un certo punto l'hanno capito, detto leviamoci da questa categoria perché purtroppo è difficile invertire il fattore. Secondo me questa è una grossa sconfitta per la Formula 1. Domenicali dovrebbe assolutamente cambiare già a partire dal prossimo gennaio radicalmente la Formula 1. Io spero che una persona esperta, che poi tra l'altro conosce benissimo il motorsport in generale, la Formula 1 possa davvero creare un cambiamento, perché altrimenti, ragazzi, la Mercedes in ottica 2022 è la favorita, perché ricordiamo che le Power Unit saranno queste fino al 2025. La Red Bull, che è il team più vicino a Mercedes, non potrà avere i motori Mercedes, e allora mi sembra logico che anche la Red Bull è più vicina ad un passo indietro, piuttosto che a giocarsi il titolo in ottica 2022. Quindi, come dice Giovanni, o qualcuno ha una genialata,
e quindi Renault, McLaren si inventano qualcosa, oppure io scommettere sempre i miei soldi su Mercedes. Poi sono d'accordo con Francesco qui che scrive: la Formula 1 è morta nel 2008. Sì, perché dopo il 2008 sono iniziati ad arrivare dei regolamenti assurdi, senza test, macchine brutte, ricordiamoci quelle introdotte nel 2009 con quegli alettoni larghi, erano inguardabili. Sì, secondo me la vera Formula 1 arriva fino al 2008. Poi è diventato qualcosa che non è stata più la Formula 1 come la concepivamo noi da piccoli. Cioè è cambiato proprio tutto. Fino al 2008 c'era proprio un'atmosfera diversa, anche in griglia, c'era qualcosa di magico che io, devo dire la verità, dai primi anni 10 non ho più visto. Ho solo visto un grande circo di soldi, di interessi, non ho più visto quello che erano le corse prima. Che palle ste Power Unit, vedi che poi alla fine il tifoso vuole vedere lo spettacolo in pista, i sorpassi. Ma rimettete, ma io voglio il V10, ma la Formula 1 è V10, V8 al massimo, cioè, ma chi se ne frega del green, dell'elettrico, ma dai ragazzi. Ma io non, poi no, questa cosa io sinceramente non ci credo, cioè, con tutto l'inquinamento che c'è nel mondo, tutto veramente quello che ci può essere nel mondo, c'è la Formula 1 con delle vetture che girano un'ora e mezza la domenica, crea problemi. Cioè, secondo me è una cosa proprio senza senso. Anche il ragionamento da... Senza senso. Leviamo le ipocrisie. Sì, assolutamente. Assolutamente. Cioè, adesso non sarà magari l'ora e mezza di corsa, però in un weekend girano 7 ore il venerdì, 4 ore neanche complessivamente il sabato e un'oretta e mezza, 2 ore la domenica. Ora non è quello che va a cambiare le sorti del pianeta, sono messaggi che mandano, però se bisogna stravolgere uno sport per far capire alle persone che bisogna fare qualcosa dal punto di vista ambientale, no, cioè questo non ne sono d'accordo, e quindi ecco che escono fuori questi commenti su queste Power Unit che hanno scocciato un po' tutti. Andrebbero fatte in maniera diversa, andrebbero fatte con noi inneggiamo alla semplicità. Ora, se la soluzione alla semplicità sono i V10, il primo a dircelo via radio in tutto il mondo è stato proprio Vettel, se andiamo a farci caso. V12, bring back V12. Che poi come tecnologia sarebbero molto più semplici rispetto a quelle attuali, Sono dei motori che comunque non hanno, secondo me, anche molto meno costosi, perché quelli attuali sono costosi, complicati, complicati da sviluppare. Invece il V10 comunque è un motore, sì, sicuramente importante a livello di cilindrata, ma che comunque ti permette di essere molto più flessibile, molto meno costoso, anche se è sempre un V10. Tecnicamente molto meno costoso rispetto a tutta una Power Unit di adesso, che devi sviluppare 5 parti diverse per farle funzionare tutte insieme, gestite da un'elettronica non tua, un'elettronica che fanno altri, quindi devi far parlare quell'elettronica con tutto il motore, e questa cosa costa tempo, costa personale, costa tanto tanto lavoro. Far funzionare solo un V10, è vero che è un motore che a livello termico ti costa 3 volte tanto un 6 cilindri, ma secondo me costa meno che sviluppare una Power Unit. Allora ragazzi, leggo le dichiarazioni di Vettel e Leclerc che hanno rilasciato. Allora, Leclerc ha dichiarato: spero che il lato da cui partirò non sia troppo sporco, perché ovviamente questo è un fattore domani, perché con una buona partenza tutto è possibile, sono contento, non ci aspettavamo un risultato così, abbiamo portato una novità che non è così significativa, però ha dato degli evidenti riscontri positivi, e questo significa che siamo sulla buona strada ed è molto positivo. A piccoli passi torneremo dove vogliamo essere, evidentemente non disputare le prove libere 1 e 2 è stato un vantaggio per noi a livello di bilanciamento, siamo partiti subito col piede giusto. Quindi diciamo è bello carico Leclerc. Vettel invece ha dichiarato: senz'altro con la macchina che ho non posso fare di più. Questa è una frase che si ripete da parecchio tempo. Partiremo dall'11ª posizione e cercheremo di trarre da quella posizione il massimo possibile. Magari sarà un vantaggio partire con una mescola diversa alle soft. Ricordiamo che il tedesco potrà scegliere la gomma. Vedremo cosa riusciremo a fare domani. La vettura qui non si è comportata così male. Abbiamo il massimo carico aerodinamico e sappiamo che è un pochino meglio per noi in questa specifica di assetto a livello di downforce. L'ultima volta che abbiamo avuto un carico di questo tipo era in Ungheria e dovremmo andare un po' più forte questo weekend. È un peccato che non sono riuscito a capitalizzare al massimo. Ma questa... sì, Leclerc carico, giustamente. Sarei carico anch'io perché ha portato questa macchina al quarto posto.
mettendosi dietro una Red Bull, quindi, ma anche Renault e McLaren che sembravano inavvicinabili fino alla gara scorsa, quindi bravo bravo Leclerc, è un pilota che veramente ha bisogno di una macchina, perché anche con una macchina secondo me a 2 decimi dalla Mercedes Leclerc ti si gioca il mondiale senza problemi. E Vettel, sì, continuano queste frecciatine alla squadra sicuramente, ma io metterei Mick Schumacher al posto di Vettel per queste ultime gare subito, anche perché tanto Vettel a punti non ci va, almeno provi un pilota nuovo, tanto che cambia, corri sempre con un pilota, cioè secondo me sta diventando un'agonia inutile obiettivamente, perché continua con queste frecciatine, acquista azioni a Aston Martin quando ancora prendi 30 milioni l'anno dalla Ferrari, sinceramente è una cosa che non ha più senso, sinceramente mi fa molto innervosire questo comportamento di Vettel. Io rispondo a Nicolò che ci chiede i Giovinazzi, io metterei Giovinazzi a questo punto, perché tu ti prendi Mick, io mi prendo magari l'italiano che forse meriterebbe anche per una questione di costanza. Sì, perché sì, comunque ma un qualcuno ragazzo, di nuovo. Sì, è un ragazzo che anche oggi è andato bene e bisogna dire che è davanti a Raikkonen, qualifica cosa non da poco su di un tracciato storico. Giovinazzi naturalmente questo tracciato non ci aveva mai corso con una Formula 1, quindi ottimo, ottimo. E anche l'Alfa Romeo, diciamo, con i suoi aggiornamenti, anche nelle precedenti gare, ha mostrato qualcosina di migliore. Quindi ottimo Antonio, speriamo in una gara pulita per lui, specialmente alla partenza, perché spesso non è fortunatissimo il pugliese. Ma hai qualche altro commento? Una domanda per Gianluca. Allora, come si comporterà Ferrari sotto la pioggia domani? Questa è una bella domanda. L'ultima volta che ci siamo visti sotto la pioggia è andata un disastro. Sì. La Stevie andò un vero disastro. Andò. Questo perché, diciamo, una vettura aerodinamicamente concepita in maniera corretta sotto la pioggia va in crisi. Questo significa che tutte le vetture sotto la pioggia vanno in crisi perché l'aerodinamica inizia a funzionare in maniera molto critica. Quelle che sono fatte bene funzionano relativamente bene anche sotto l'acqua, però poi hanno molto da lavorare su assetto, cosa che purtroppo non si è potuta fare, hanno molto da lavorare su tanti aspetti che sono quelli del setup della vettura. A Nürburgring non si correva da tanto tempo e con queste vetture nessuno ha un riscontro di quello che sono gli anni passati riguardo questo, diciamo, riguardo questo aspetto. Perciò si tratta di azzeccare l'assetto fortunato. Io credo che domani, se piove, ci vorrà tanta fortuna per la Ferrari, ma ci vorrà fortuna, cioè credo che questo sia un discorso un po' generale. Non avendo dati, non avendo nulla, bisognerà essere molto fortunati ad azzeccare l'assetto. E chi riuscirà a fare centro andrà meglio degli altri, però ecco, se nella prima parte del tracciato comunque si riuscirà un po' a giocarsela, sempre che sulla seconda parte del tracciato non si va da nessuna parte con questo tipo di motore, con questo tipo di aerodinamica, non vedo come ci possa essere anche solo un minimo spiraglio che le cose possano andare meglio se dovesse piovere. Poi con la pioggia tutte le carte sono sempre mescolate e quindi sarà sicuramente una gara più divertente con la pioggia, speriamo non pericolosa, perché abbiamo ancora, credo che molti avete visto le immagini della 24 ore di 2 settimane fa, che sotto un diluvio estremo, quindi la speranza intanto è che non arrivi il diluvio estremo, se ci deve essere la condizione di acqua vedremo. Vedremo come andrà. Onestamente non so risponderti su come possa essere. Troppi pochi dati, effettivamente. Ma io ho visto le previsioni, comunque non dovrebbe piovere domani. Oh, no. Mette nuvoloso, ma non credo ci sia possibilità di pioggia. Anche perché se lì piove c'è la nebbia e tutto. In questo periodo torniamo al discorso di ieri. Quindi si complicherebbe molto. Oh, ma poi sicuramente sì, perché la Ferrari questo momento, diciamo, che ha raggiunto un certo equilibrio. Secondo me Leclerc ha toccato un punto fondamentale nella sua dichiarazione quando ha detto ci è giovato il fatto di magari non aver girato in pista ieri, ma rispetto alla concorrenza, ovvero probabilmente gli altri, anche chi aveva portato aggiornamenti, prevedeva
di fare delle prove libere e testarli e avere dei risultati, insomma anche fare un long run. La grande incognita domani sarà appunto che nessuno poi ha fatto dei long run, quindi bisognerà vedere su alti carichi di benzina come risponderanno le monoposto. Di sicuro Leclerc dovrà partire con un certo piglio, ma lo ha già fatto anche nei weekend negativi, come ad esempio a Spa o comunque al Mugello. Lui è capace, se si sente a suo agio con il mezzo, di fare delle magie, quindi sicuramente partire dalla seconda fila sarà un vantaggio. Quindi il primo obiettivo è arrivare lì in zona punti, in attesa magari di qualcosa che può succedere avanti e cogliere un podio, no? Non si può mai dire, siamo sempre a Nürburgring, una pista storica, non è la pista, diciamo, semplice, quindi io credo che qualche cosa accadrà, anche come uscite di pista, incidenti, ne vedremo delle belle domani. Poi interessante anche il discorso gomme, non so se hai visto oggi quando Hamilton ha girato con la gialla, era apparso molto graining, quindi le gomme gialle con questa temperatura fredda sembrano andare in difficoltà. Si partirà tutti con le rosse i primi 10, ma poi ovviamente si trova ad andare sulle più dure, quindi anche quello può essere secondo me una chiave di lettura. Magari qualche vettura sarà più in difficoltà, temperature ricordiamo freddissime, sono previsti 8-9 gradi per la gara. Penso una delle gare più fredde della storia, non si corre sempre a 8-9 gradi, neanche nei test invernali, quindi anche quello sarà un fattore sicuramente. Sì, tra l'altro mai come questo weekend abbiamo visto molto i piloti Mercedes utilizzare il DAS. Tanto, anche un problema stamattina. Sì, hanno avuto un problema, ma era quello che, cioè, quello che si potrebbe aspettare da un sistema mobile su un punto critico che è il centrale della sospensione anteriore. Utilizzando molto spesso le vibrazioni e le sollecitazioni che può avere quel punto, possono dare qualche problema di troppo. Sicuramente l'avranno calcolata questa cosa, ma magari non avevano calcolato di correre a 8 gradi. Quindi anche loro avranno esigenza di scaldare le gomme, quindi vediamo domani cosa può succedere. Sì, c'è un'ultima domanda per te Gianluca e poi andiamo verso la chiusura. Ciao ragazzi, ci scrive Nicola Di Brizzi. Vedendo il risultato di Charles, possiamo dire che la Ferrari ha tratto vantaggio dal simulatore a Maranello? Io credo che il simulatore sia più una cosa che serva ai tecnici che non ai piloti. Credo che poi imparare la pista sia una cosa che un pilota come Leclerc, dal talento come lui, l'abbia imparata, credo, i primi due giri che ci ha messo piede su, ha capito dove andare. Però sicuramente questa cosa aiuta. Avere un simulatore che ti permette già di conoscere la pista in anticipo, di poterci girare, di poter affrontare qualche difficoltà che ti può portare una specifica curva. Quindi tu sai già, una volta che entri in pista, dove andare a concentrare la tua attenzione. Quindi sì, Leclerc ci avrà sicuramente tratto qualche vantaggio, però poi il grosso del lavoro l'ha fatto non appena ci ha messo le ruote la prima volta. Appena messo le ruote la prima volta, sicuramente lui già sapeva dove porre attenzione e ha lavorato per migliorare da tutti i punti di vista su questo tracciato, che poi, come abbiamo detto, essendo un tracciato vecchio, è un tracciato interessante, è un tracciato che sicuramente ai piloti piace molto di più che i nuovi tracciati noiosi di tipo Sochi, e quindi un vero pilota su un tracciato del genere riesce a dare al meglio di sé anche se è la prima volta che ci va. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video e ovviamente volete aiutarci per farci conoscere sempre da più persone, condividetelo. Quindi avete la possibilità ovviamente di farlo subito su Facebook e iscrivetevi ovviamente ai nostri social. Siamo presenti su Instagram, ci trovate con newsformula1.it, su YouTube e Twitter e tutti gli altri social. Ovviamente abbiamo il gruppo di tecnica, quello dedicato alla Ferrari, e la pagina Facebook dove trovate tutte le ultime notizie, e ovviamente visitate il sito, dove lì ovviamente oltre alla Formula 1 c'è anche tanto di auto, quindi tante curiosità sul motorsport in generale e anche spazio all'automotive. Vi ringrazio per i commenti che sono stati numerosi, per anche gli spunti che ci date, perché sono stati commenti veramente sul punto, tecnici, abbiamo dato spazio praticamente
quasi a tutti quelli che ci sono arrivati e ci diamo appuntamento a domani, dopo la gara, dopo il podio e le interviste. Saremo qui per commentare insieme a voi il Gran Premio, undicesimo round del campionato di Formula 1 2020 al Nürburgring. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi a tutti, a domani.